Buon pomeriggio a tutti. Anche quest'anno l'Associazione Siciliana Studio Artrosi e Osteoporosi organizza un convegno dal titolo Osteoporosi e qualità della vita. Siamo arrivati alla undicesima edizione di questo convegno. Ne parleremo chiaramente con il suo presidente, il dottor Sergio Salamone. Buon pomeriggio, Sergio. Grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Filippo, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Allora, Sergio, anche quest'anno questo importantissimo convegno, ormai per noi è un'abitudine consolidata quella di parlarne prima appunto che iniziasse. Si svolgerà il 20 e il 21 maggio presso il Saracen Sand Hotel di Isola delle Femmine. Si prevedono grossissime partecipazioni di personaggi molto qualificati, come sempre. Però io prima di parlare del convegno ti volevo chiedere quanto la pandemia ha inciso sui nuovi casi di osteoporosi. E allora, caro Filippo, la pandemia ha inciso sotto diversi aspetti. Uno che ci ha fatto saltare un anno di convegno, quindi già questo dimostra le difficoltà organizzative, ma anche di aggiornamento scientifico. Due, ha fatto saltare le terapie mediche, in quanto spesso le persone non andavano negli ambulatori o ancora peggio non rinnovavano i piani terapeutici, quindi non tanto le terapie ordinarie, ma le terapie che avevano bisogno di verifiche ospedaliere, ambulatoriali e autorizzazioni di piani terapeutici. Allontanati un poco dallo schermo, Sergio. Per cui diciamo l'incidenza della pandemia è stata nefasta e lo vediamo ancora oggi come con nuovi casi molto più eclatanti rispetto a quelli che vedevamo 2 anni fa. Cioè, noi ci siamo lasciati alle spalle in parte la pandemia, ma le problematiche, in questo caso dell'osteoporosi, ma un po' di tutte le patologie più importanti, dal cuore al rene, eccetera, eccetera, sono state sicuramente in parte intaccate nelle loro procedure terapeutiche. Ecco, allora, parliamo del convegno, anche si svolge in 2 giornate, le 2 giornate sono divise in sezioni, mi sembra sono 6 sezioni. Se ce la vuoi illustrare? Allora, quest'anno siamo arrivati all'undicesimo convegno, il dodicesimo, calcoliamo l'anno della Covid, che praticamente rinnova gli incontri scientifici palermitani nell'ambito dell'ortopedia e in particolare dell'osteoporosi. È un anno in cui ho avuto un bel incarico come coordinatore regionale della SIOMS e questo mi onora perché è il premio di tanti anni di organizzazione, di impegno nelle varie province e quindi ha allargato i miei orizzonti, posso dire anche di crescita, perché confrontarsi con il territorio è sempre una crescita. E stiamo tirando di nuovo le persone, i colleghi dentro la società che ricorda la SIOMS, che per crescere e per avere dei numeri non indifferenti. Questo ci permetterà tra 2 anni, cioè nel 2023, di organizzare il convegno nazionale della SIOMS in Sicilia. Questo in parte, nel mio piccolo, ritengo di aver contribuito pure per la conoscenza dello Stato Maggiore della SIOMS nei confronti dei siciliani. E i numeri in crescita ci daranno ragione. Per ritornare all'argomento base su cui mi avevi fatto la domanda, sì, ci sono varie sessioni che hanno una loro scaletta ben precisa che riguardano i vari aspetti della patologia. Vengono esaminati quindi dal punto di vista interdisciplinare. Ecco, questo dire interdisciplinare è importante perché l'osteoporosi non è la patologia della vecchiaia, Per la verità è è una qualcosa. filosofia che tu hai sempre sposato, io te ne ho sentito sempre parlare, quindi ci credi moltissimo. Sì, ci tengo perché è un confronto tra più specialisti che porta dei risultati. Quindi ripeto, al di fuori della classica osteoporosi della Dico, lo voglio vecchiaia. evidenziare perché spesso ciascun specialista è, come posso dire, geloso delle proprie competenze e della propria professionalità.
Invece tu sei Questo fautore, al contrario, sì, di questi sono scambi. fautore del confronto continuo con gli altri specialisti e lo vediamo anche nella nostra società, nella SIOMS, dove non c'è una prevalenza di un gruppo di specialisti, ci sono più specialisti. Questo che cosa significa? Che è un lavoro di gruppo, di interesse plurispecialistico che porta a dei risultati. E ahimè, purtroppo non tutti i chirurghi ortopedici credono in questo aspetto della patologia, cioè la necessità di fare prevenzione e quindi curare al di fuori della terapia chirurgica. Però, diciamo, notevoli passi avanti si sono fatti e si stanno raggiungendo gli obiettivi. Certo, per esempio, il Covid ci ha rallentato notevolmente, ancora oggi ci sono reparti con degenza ridotta, ci sono reparti con ambulatori utilizzati per il Covid, mi riferisco al Policlinico o anche a Messina, mi risulta, dove ho degli amici che si occupano di osteoporosi, che il Policlinico è quasi tutto Covid. Quindi, Covid intendo dire per la cura, non Covid che Senti, ti voglio faccio. interrompere un attimo perché nell'introduzione ho letto che tu fai riferimento ai medici di medicina generale e aggiungo i medici di base. Dico, quanto può essere importante il loro apporto? Loro sono e dovrebbero essere i nostri alleati, perché solo con la loro attività, e lo hanno dimostrato ampiamente, bisogna darne atto, col Covid sono stati in prima linea e ne sono morti tanto, quindi bisogna dare merito alla loro figura, al loro ruolo, perché sono a contatto diretto con i pazienti. Quindi, se noi riusciamo a coinvolgere tanti medici di medicina generale, medici anche di famiglia, come hai detto tu, sicuramente è una battaglia che possiamo vincere, possiamo sicuramente ottenere dei risultati, perché la prevenzione sicuramente è l'arma migliore. Io purtroppo proprio in questi giorni ho avuto uno sguardo diverso su queste situazioni. In che senso? Mi sono capitati delle pazienti che sono state mal curate o mal attenzionate, ecco, forse il termine è poco attenzionate, perché purtroppo ancora oggi si parla di lei è vecchietta, lei ha artrosi, lei ormai deve fare una vita sedentaria. Questo è sbagliato. La vita di una persona di una certa età deve essere, diciamo, normale, deve anzi muoversi, deve avere delle attività domestiche e anche esterne non eccessive, ma devono essere. E arrivare da uno specialista dopo 2 o 3 anni con 6 o 7 fratture curate con al massimo un poco di vitamina D, credimi Filippo, è un peccato. È un partecipare alla morte della persona, perché progressivamente quando si arrivano a 6-7 fratture vertebrali è una catastrofe. Senti, quanto è importante lo studio del metabolismo osseo? È importante la prevenzione. Già noi, se ti ricordi, in precedenti edizioni dove tu ci hai ospitato in studio, parlavamo di una prevenzione fatta, cioè veniva con me spesso Angelo Giglio, il nostro amico Angelo Certo. Giglio, che da quando è pensionato si tira un po' indietro. È più impegnato in altre attività. Sì, come Bebbi, coi Bebbi. Dicevamo questo, che un buon allenamento fisico, per rifarci ad Angelo Giglio, che tutti conoscono, che è un bravissimo medico dal punto di vista sportivo, un allenamento fisico costante fin dai primi anni è sicuramente il preludio a una buona attività per il futuro. Quindi la prevenzione la dobbiamo iniziare con i bambini, sia con l'allenamento sia con l'alimentazione. Questo è importante perché raggiunto una fascia intorno ai 25-30 anni, incominciano un po' a trasformarsi le attività del metabolismo in genere. Ricordiamoci che noi parliamo di osteoporosi, ma non deve essere solo un problema femminile, è anche un problema maschile. È un problema maschile collegato Certo, ne agli parliamo in ormoni. generale, ne parliamo per Cioè, tutti, indubbiamente. dico, però diciamo che la maggior parte si è convinti che è solo un problema femminile. Il problema femminile esiste perché c'è la menopausa,
Ma c'è anche l'andropausa, quindi dico, è un problema che si può spostare e sicuramente si sposta in avanti per gli uomini rispetto alle donne, ma il problema c'è pure. E in tutto questo le donne vivono molto di più, statisticamente è provato, quindi sono più esposte a fratture, che poi l'aspetto peggiore non è solo la frattura vertebrale, ma è la frattura del collo femorale, che è quella che purtroppo spesso condanna la persona, che la frattura del collo femorale è l'apice della negatività, cioè nel senso che si arriva alla frattura in progressione. Ecco perché ti dicevo prima la prevenzione. Prevenzione è quindi fare accertamenti prima, qualche esame di laboratorio, una densitometria, delle radiografie, valutare se ci sono delle patologie. Per esempio, molte persone che hanno problematiche oncologiche e fanno quindi delle terapie indispensabili dal punto di vista oncologico, devono fare sicuramente un'attività di prevenzione dal punto di vista del metabolismo osseo, perché oltre alle metastasi ossee, vabbè, quello rientra nel lato oncologico, però bisogna fare prevenzione perché determinati medicinali possono apportare un maggiore incremento Senti, non della possiamo trattare risposta. tutti gli argomenti che sono previsti indubbiamente, No. però la mia attenzione è stata, diciamo, catturata da uno degli argomenti che credo che sarà importante anche perché ne abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni, riguardano la nota 79 e 96, la criticità sulle applicazioni della nota 79 e 96. Ecco, cosa possiamo Ecco, dire su quest'anno questa nota? abbiamo fatto, come hai notato, e mi fa piacere che l'hai detto, che abbiamo istituito una tavola rotonda dove c'è un rappresentante dell'ASP, il dottore Pastorello, che è un grande esperto Quindi questa dell'ASP. volta c'è la disponibilità dell'ASP, perché mi sembra che in passato non No, c'era stato. un'altra volta è venuto, devo dire che con lui abbiamo un buon rapporto ed è giusto averlo, così come c'è il dottore Spicola, Luigi, che è il rappresentante dei medici, uno dei rappresentanti dei medici di famiglia. Per cui sarà un bel confronto. C'è il professor Isaia, che tu ormai conosci indirettamente, ed è un veterano, è della Scuola di Torino, presidente della Fondazione dell'Osteoporosi, è stato presidente della SIOMS, ed è sicuramente un grandissimo esperto. Anzi, lui in questo periodo di Covid ci ha spinto, un gruppo italiano, a lavorare per valutare il fabbisogno della vitamina D sul Covid. E lui ha portato avanti questo discorso, e devo dire che è stato riconosciuto dopo tante lotte E con altri appunto per nostri questo te lo colleghi, chiedevo. Senti, ma secondo te quali sono le criticità sull'applicazione di questa nota? la criticità della 79 è in effetti, ritengo, in parte superata, perché ormai chi è un bone specialist, quindi uno specialista dell'osso, sa bene dove poter applicare la nota 79. La collaborazione con i medici famiglia, cioè quello che dicevamo prima, secondo me è la cosa più importante per evitare di cadere in errore, e nello stesso tempo garantire sia lo specialista sia il medico di famiglia, perché giustamente l'ASP controlla la prescrizione, la validità, e quindi non ci deve essere, diciamo, un errore, e ci deve essere un confronto tra lo specialista e il medico di famiglia, proprio sia per aiutare il paziente, ma anche per evitare di incidere sulla spesa sanitaria, perché poi la spesa sanitaria per questi farmaci è notevole, per cui dobbiamo in tutte le maniere salvaguardare coloro che ne hanno veramente bisogno. Oltretutto, ci sono dei farmaci che sono soggetti al piano terapeutico, e significa che sono dei farmaci che vengono dati solo in casi particolari, In come. questo caso ti volevo chiedere, per quanto riguarda gli oppioidi, cosa mi puoi dire? Ma gli oppioidi non è una cura vera e propria dal punto di vista osteoporotico, è una cura che viene data più che altro quando ci sono delle situazioni di sofferenza per frattura, cioè nella fase iniziale di fratture vertebrali, collo femore molto Ma tra questi acute, oppioidi è per cui compresa pure la cannabis per caso?
Allora, noi nel nostro campo dell'osteoporosi ancora non ne parliamo ancora, perché riteniamo che si debba fare un trattamento classico, sia con eventuali tutori, mi riferisco a busti, corsetti ortopedici, sia a eventuali trattamenti. Per esempio, ne avevamo parlato, quest'anno non c'è nel congresso, ma il prossimo anno spero di riportarlo, i trattamenti chirurgici della colonna vertebrale. Mi riferisco a cifoplastica e vertebroplastica, cioè questi permettono di trattare le fratture vertebrali dando di nuovo, diciamo, una corretta postura al paziente, evitare quindi di accentuare il dorso curvo e nello stesso tempo eliminare il dolore. Quindi bisogna, ecco, andare da specialisti che siano concretamente adatti a un trattamento anche chirurgico o quantomeno nelle indicazioni. E poi, per fortuna, dal punto di vista delle fratture del collo femore, ma anche di altri distretti, mi riferisco all'omero e al polso, oggi i trattamenti chirurgici sono molto più rapidi, in tempi brevi, per cui spesso una frattura di collo femore dopo 2 giorni si può mettere in piedi. E metterlo in piedi significa avere stabilizzato la frattura, significa ritornare alle abitudini di vita, significa non perdere la cognizione del tempo e dell'ambiente, che per una persona anziana di 70-80 anni è indispensabile ritornare alle abitudini di vita, perché se no si fa marcia indietro. Questo è importante dirlo. Tant'è vero, la sessione del sabato sono sessioni chirurgiche, sono rivolte a trattamenti chirurgici. Quest'anno, per esempio, ho invitato un collega che si occupa di traumatologia sportiva. È un collega che di cervello, che praticamente è spesso nelle nazionali italiane all'estero, è stato nelle ultime Olimpiadi. E spesso ha a che fare anche con delle ragazze giovani, delle giovani atlete. Per questa loro attività sportiva intensa, per questi allenamenti intensi, praticamente vanno in amenorrea e quindi sono più soggette poi a fratture da stress. Cioè, l'allenamento, lo sport, incredibilmente in questo caso è negativo. Quindi bisogna un attimino attenzionare questi soggetti. Perché sono spesso ragazze che si sottopongono a degli allenamenti molto stressanti con diete intense, quindi bisogna avere, diciamo, anche il buon senso di alimentare bene queste ragazze, dare calcio, vitamina D per evitare queste fratture da stress. Quest'anno è veramente Senti, una relazione da. dobbiamo chiarire anche un aspetto, che questo, diciamo, è un convegno altamente tecnico, non è aperto al pubblico, ma è riservato a degli specialisti, proprio a persone, insomma, medici che si interessano, diciamo, di questo problema. Sì, Filippo, hai ragione. Questo però, dico, è l'unica realtà che noi abbiamo nell'ambito, tu che sei, diciamo, molto vicino a noi medici, credo che mi devi dare atto che io e Fabio Di Salvo, che tu conosci, Angelo Gigli e gli altri amici dell'ASSO, siamo gli unici che continuiamo a organizzare questi convegni. Sicuramente ci vorrebbero dei confronti con la cittadinanza e degli incontri anche Martino, ma tramite. per quanto riguarda l'università c'è un contatto? Ci sono stati mai rapporti di collaborazione? Oppure c'è? Sì, ci sono dei contatti sicuramente validi, cioè il professore Camar della clinica ortopedia, però là, diciamo, si occupa molto del lato chirurgico. C'è il professor Barbagallo, che è della geriatria, che è un amico e che è sempre presente. Però, diciamo, ci vuole, secondo me, oltre, appunto, come hai detto tu, una buona collaborazione tra medici, ci vorrebbe più sensibilità presso la cittadinanza, Anche una perché maggiore sappiamo che nei interesse. confronti degli ospedali palermitani, per quanto riguarda l'ortopedia, non è che c'è una grande considerazione, forse in maniera errata. Molte persone Filippo, preferiscono andare. questo è
È un po' pesante quello che dici. Lo so, ma diciamo io Tu pensa... riporto l'opinione generale, cioè quello che Sì, le perché persone ascoltano. tu hai il polso della, diciamo, dell'utenza. Però devo dire che ci sono stati dei passi da gigante, anche la clinica ortopedica ha il suo robot per fare certi interventi, ci sono altre strutture che sono all'avanguardia. Devi pensare che gli ospedali Villa Sofia, ma anche il Civico, sono sotto pressione, sono quelli che risolvono la traumatologia. Per cui l'ortopedia e tutto ciò che è collegato all'ortopedia vanno più appannaggio a delle case di cure private Sì. oppure Ma ai tu che ne poliambuli pensi di dell'ospedale. centralizzare tutta l'ortopedia in un unico, diciamo, padiglione, in un'unica struttura? Non sarebbe opportuno fare un grosso centro traumatologico, ortopedico, come si vuole chiamare, si chiama? Guarda, la sanità siciliana ha remato contro. Immagina che noi avevamo il CTO di Palermo, che era il fiore all'occhiello dell'ortopedia, ed è stato smantellato dal punto di vista, E diciamo, appunto per questo ti ho ricoveri. fatto Hanno questa fatto gli domanda. ambulatori. E tu apposta me l'hai fatto, perché sai da dove vengo io. Diciamo che purtroppo le poltrone si devono dividere equamente, quindi la politica distribuisce vari primariati Ricordo per o esempio che al cervello sottoprimariati. c'erano, ricordo che al cervello prima c'erano tre pneumologie. Quindi questo è indicativo. È la stessa fine hanno fatto. Ma se Addirittura. tu pensi che nel territorio della ASL 61 c'erano 11 divisioni di ortopedia, 3 al CTO, 3 all'Ospizio Merino, anzi 4, e una a Villa Sofia, e quindi 4, 3, 7, 8 e altre 2, 3 al cervello. Quindi ti lascio Dico, immaginare. no, Oggi se tu mi non chiedi per quanto essere sono... critici, ma per essere gli osservatori, cioè quando in una città non si riesce a riunire in un'unica struttura il policlinico e il civico, è quanto dire secondo me, perché sono Ma questo è vicinissimi. quello che ti ho detto io. La politica purtroppo ha Ma questa sempre che regnato politica sulla è? Questa è sanità. non politica. È non politica, ma è una Sicilia che è bellissima e piena di contraddizioni. Non vogliamo entrare in rotta oggi No, per ora vabbè, in ma questo qualche, periodo però guarda, elettorale, se io dovessimo cerco di non parlare. essere mai polemico, però ogni tanto qualche piccola noticina è opportuno farla e fare notare appunto queste Ti incongruenze. stavo dicendo che da 11 divisioni oggi c'è una sola divisione, cioè di 20 posti. Prima c'erano 20 posti, 25 posti a divisione. Quindi dimmi tu cosa è successo. È successo che sono stati creati altri reparti, vedi Bagheria, vedi Cefalù, sulle spalle delle strutture pubbliche. Quindi la regione Sicilia paga profumatamente altre strutture per dei servizi che potrebbero essere gestiti da validissimi medici siciliani. Basterebbe migliorare le attività e le forniture varie per avere un'ottima qualità dei medici siciliani. Però voglio rientrare nel congresso e Sì, dirvi appunto, che siccome questo, il tempo anche è se quasi concluso, ritorniamo di nuovo nel congresso, volevo ritorniamo, dire che il ricordiamo che si svolgerà il congresso 20 al 21 maggio a Isola sì, delle al Femmine. Saracen, ecco questo perché siamo al Saracen, perché l'anno scorso eravamo a Terrazini, perché a Palermo non c'è una struttura con le disposizioni per il Covid che possa ospitare tante medici e tante persone. Questa è un'altra realtà, cioè siamo dovuti emigrare, per carità ci siamo trovati e ci troveremo benissimo, però in città non abbiamo delle strutture per dei grossi convegni, figuriamoci se ci dovessero essere dei convegni ancora più grossi. Quindi la necessità è, come hai detto tu, sì, fare dei poli, ma anche fare qualcosa con quello che abbiamo. Quindi io ritorno a dire che ci vuole molta collaborazione con i medici di famiglia, con gli altri specialisti, fare anche con voi giornalisti, fare delle riunioni, fare dei dibattiti, aprirci al territorio e in ogni caso, anche se è un convegno per gli specialisti del settore, tutti coloro che
vorranno venire, possono venire, ascoltare, eventualmente porre delle domande o quantomeno con i singoli specialisti chiedere qualcosa di particolare. Quindi, diciamo, è un convegno aperto a tutti, anche alla cittadinanza. E poi credo che siano persone che sappiano dialogare anche tramite delle relazioni che faranno, che esporranno, ed essere, diciamo, quindi seguiti nel loro dire senza problemi. Questo Perfetto, Sergio, ci dobbiamo fermare. conoscendoli. Io credo moltissimo in questo convegno, tanto è vero che ne voglio parlare ogni anno, anzi mi lamento del fatto che tu me lo dici sempre all'ultimo momento, vorrei fare di più. E nello stesso tempo ti ringrazio appunto per questa iniziativa che reputo molto, molto Però sono importante. disposto, quando vuoi, sono disposto a venire a fare anche dei Perfetto. collegamenti con la cittadinanza. Sono a completa Allora, disposizione. io intanto ti Va bene. ringrazio, e quindi a presto. Grazie a te, Filippo.